Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coglia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, abbiamo 7 consiglieri presenti, quindi non abbiamo il numero legale, rifacciamo l'appello tra mezz'ora. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. C'è il numero legale, sono 18. Sì, allora, 18 consiglieri presenti, 6 consiglieri assenti e poi il presidente Fantino, quindi possiamo aprire il consiglio. Nomino quali scrutatori della seduta: consiglieri Caccamo, Cofano e Lanotte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione per espressione parere, proposta numero 83. Approvazione del regolamento del decentramento amministrativo. Su questo è stato presentato dal Presidente della Commissione stessa un ordine del giorno che poi verrà fotocopiato e messo a disposizione. Quindi prego la Presidente della Commissione di illustrare l'atto. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, la proposta di deliberazione 83/2015 è una proposta per il regolamento del decentramento amministrativo. Mi è stata, diciamo, illustrata, ci è stata illustrata sia dal Presidente della Commissione capitolina, sia dal Direttore del Municipio Carlizza, che ha partecipato alla sua elaborazione, non come il passo avanti che noi ci aspettavamo per l'autonomia dei municipi, ma come un adeguamento diciamo dovuto, visto che nel frattempo il regolamento precedente era stato approvato nel 99, era stato modificato negli anni, ma poi sono intervenuti il testo unico che è stato approvato nel 2000, lo statuto di Roma Capitale. Un atto, poi quando passiamo alle interrogazioni interviene consigliere Madonna, per cortesia. Cominciamo con l'altro consiglio, per favore, stiamo discutendo un atto adesso, non c'entra niente le interrogazioni. Allora, consigliere Madonna, per cortesia, va bene? Allora, prego, consigliere Lancia. Allora, è intervenuto il nuovo statuto di Roma Capitale l'8 marzo del 2013 e poi c'è il decreto legge del 17 settembre 2010. Scusate, per cortesia, stiamo in aula,
C'è la consigliera che sta intervenendo. Prego, consigliera Lancia. Sì. Sulla città metropolitana, quindi era doveroso adeguare il regolamento del decentramento, anche se noi avremmo sperato in un passo maggiore verso l'autonomia dei municipi. In particolare questo regolamento di cui abbiamo discusso, che abbiamo letto nella commissione di regolamento e che è stato anche illustrato a tutti i componenti del Consiglio dal direttore del municipio, prevede delle piccole cose in più, per esempio sui contratti di servizio l'attività elaborativa coinvolge anche il municipio, c'è la possibilità per il municipio di stipulare contratti per prestazioni aggiuntive con risorse proprie, c'è un osservatorio sul decentramento, monitoraggio, analisi e risorse finanziarie. Saranno dati ai municipi quote di tributi, tariffe e altre entrate di competenza, parte dei proventi derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Le risorse però saranno determinate volta per volta, quindi non c'è un'entrata certa per il municipio, c'è un'entrata che l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina determinano di anno in anno. Inutile. La Lancia sta facendo un po' di fatica. Sì, molta. Sì. Anche perché l'argomento non è proprio discorsivo. Prego, consigliere, mi scusi. Allora, al municipio spetteranno una serie di compiti aumentati rispetto al regolamento pregresso. Sulle entrate in cui il municipio sarà responsabilizzato per tutto quello che riguarda accertamento e riscossione, gestirà le concessioni di suolo pubblico, escluse quelle che riguardano più municipi insieme o per eventi particolari, e le rotazioni, gestirà il commercio al dettaglio fino a 2500 metri e non a 600 metri come era fino adesso, e avrà le funzioni relative all'esercizio delle attività di somministrazione, potrà istituire e gestire centri culturali polivalenti ed avrà diciamo in questo regolamento sono state previste con precisione le competenze dei dipartimenti e tutto quello che rimane sarà competenza del municipio nel sociale, nell'educativo, nel patrimonio e nella manutenzione del verde pubblico. Dovrà provvedere alla manutenzione di tutte le aree verdi sotto 10.000 metri quadrati e delle alberature stradali di competenza municipale. Allora, tutto questo però, chi è che mi si è preso l'ordine del giorno? Tutto questo però, diciamo, la nostra osservazione è stata che tutte le competenze e i compiti sono certi, le entrate no. I pareri del municipio sono obbligatori ma continuano a non essere vincolanti. È vero che finché non sarà ultimata la riforma della città metropolitana ci sono una serie di leggi che impediscono la totale autonomia del municipio, il bilancio al municipio, eccetera, però noi chiediamo nell'ordine del giorno collegato di definire meglio i ruoli e le funzioni dei presidenti dei municipi e dei presidenti dei consigli municipali, perché il precedente regolamento parlava di circoscrizioni e del presidente della circoscrizione, nel frattempo è cambiato tutto, è rimasta un po' di confusione in questa proposta di delibera. Chiediamo di istituzionalizzare una consultazione preventiva fra le commissioni comunali e quelle municipali quando si preparano proposte di deliberazione che ricadono sui municipi stessi. Chiediamo di tener conto dei pareri espressi dai municipi sulle proposte di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, in particolare quando abbiano ricadute su un solo municipio, rendendoli possibilmente vincolanti. Chiediamo di individuare e separare in modo preciso le competenze dei municipi e quelle di Roma Capitale in tutti i settori di competenza. Consigliera Lancia, mi scusi un attimo, sì. Lei sta illustrando i punti dell'ordine del giorno, sì. Quello ne parliamo dopo. Vabbè.
Comunque, allora, io diciamo avrei finito, perché poi l'abbiamo visto tutti quanti insieme, quindi non credo sia necessario illustrare ancora il regolamento. Per cui... Va bene, grazie. Ci sono state fatte delle copie dell'ordine del giorno, quindi chi volesse dare una lettura lo può prendere, grazie. Allora, apriamo la discussione su questo punto. Chi vuole intervenire? Ci sono richieste di interventi? Consigliera Lozzi, prego. Allora, vediamo se ho capito, intervento sul sul regolamento, no? Non sull'ordine del giorno, ok. Allora, diciamo che questo regolamento è l'ennesima presa in giro del nostro comune. Perché? Perché se crei 15 municipi con tanto di consiglio, con tanto di giunta, con tanto di 6 assessori, dovessi prevedere un minimo di decentramento amministrativo reale, con un minimo di autonomia di bilancio e con delle competenze certe e possibilità di azione che non derivino e non siano sempre vincolate comunque al parere definitivo e all'azione definitiva del comune. Questo nuovo regolamento, a parte 2 o 3 cose, come segnalava la consigliera Lancia, ricalca in pieno il vecchio regolamento del decentramento amministrativo, non fa un passo in avanti su nulla per attuare ciò che è previsto comunque dalla città, dall'inserimento e dell'introduzione della città metropolitana, quindi comunque, scusate, non riesco a parlare, perdonatemi, e allora dite, per favore, non è possibile, allora torniamo a noi. Signora Lozzi, mi scusi, scuso io, per cortesia. Prego, consigliere. Allora, non si va assolutamente in direzione di ciò che era previsto con l'istituzione della città metropolitana. La città metropolitana è partita e noi municipi rimaniamo ugualmente come prima, semplicemente delle substrutture del comune che hanno tantissimo lavoro da fare senza poter intervenire in maniera attiva, senza poter dirigere il lavoro, perché non si ha potere né di gestione economica né di altro. Le competenze sono tante, ma i soldi vengono sempre derivati dal Comune di Roma e le risposte però i cittadini vengono sempre a chiederle a noi, e noi siamo abbiamo le ali tarpate perché non riusciamo comunque a dare risposte certe, proprio perché non dipende tutto da noi. Un comune serio dice forse probabilmente servirebbe una modifica legislativa per attuare in toto la realizzazione di un decentramento amministrativo reale, però il comune in piccole cose poteva utilizzare la funzione di delega perlomeno per venire incontro ad una sorta di decentramento amministrativo che non è magari quello del bilancio, perché serve una legislazione nuova che lo preveda. Però ad esempio vogliamo trattare la materia urbanistica, ci sono territori in cui la materia urbanistica, ciò che viene calato di cemento nel territorio, il parere attualmente dei municipi non è assolutamente vincolante ma semplicemente obbligatorio, quindi ci dobbiamo esprimere e poi è il comune che autonomamente decide se tenere conto o meno di quel parere. In quel caso ci ha segnalato il direttore, dice i pareri non possono essere vincolanti perché sennò è come se delegassero la materia al municipio. Perfetto, allora il comune poteva delegare in toto la materia urbanistica per ciò che riguarda gli interventi urbanistici riguardanti il singolo municipio al municipio e tenersi la competenza per le materie urbanistiche che vanno a coinvolgere più municipi, così da avere un organo superiore che potesse fare sintesi. Ma quando l'intervento urbanistico è prettamente in un territorio, non si capisce perché non possa essere il municipio e la parte politica di quel municipio a dire sì o no. Questo regolamento è una cosa banale, è una cosa inutile, cambiano i termini da circoscrizione a municipio, adeguano agli ultimi cambiamenti, ma di innovativo non c'è assolutamente nulla. Con l'ultima cosa di Mafia Capitale abbiamo visto che la maggiore corruzione sta proprio nei dipartimenti e qua continuiamo a dare ancora più potere ai dipartimenti e a lasciare una sovrastruttura
e a lasciare una sovrastruttura nei municipi con tutta una parte politica, con 24 consiglieri, 6 assessori, la presidente, tutto quanto, che comunque ha un costo limitato rispetto al resto, ma ha un costo, senza un effettivo potere d'azione sul territorio. Il nostro parere è assolutamente contrario, perché se uno parla e sbandiera tanto il decentramento amministrativo, si deve anche impegnare ad adeguare la legislazione e i regolamenti affinché questo sia attuato in toto e non solo a parole. Grazie. Grazie consigliera Lozzi. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente, Vicepresidente, Assessore, Consiglieri. Allora, la collega che mi ha preceduto ha esattamente messo in evidenza quelle che sono le mancanze, le volute mancanze di questo nuovo regolamento. E la parola che mi preoccupa di più è quando la Presidente di Commissione giustamente ha detto sembra un adeguamento dovuto, cioè sembra un atto che doveva essere messo lì per dire abbiamo parlato del decentramento. Bene, è vero pure che per quanto ci riguarda non è facile cercare di capire come poter, no, in poco tempo arrivare ad una, ad uno schema, un meccanismo che porti ad avere nei vari municipi o a farli diventare, a far diventare i vari municipi una sorta di comuni. Ma quello che poi manca è la volontà politica, cioè da questo tipo di regolamento si evince una mancanza politica al di là di quella amministrativa. Perché una mancanza politica? Perché io immagino che tutti i presidenti dei municipi abbiano comunque fatto un loro intervento, posto le loro condizioni, si sono riuniti diverse volte col sindaco, sono passati 2 anni e mezzo. Questa materia non è che si deve portare oggi, perché sembra una presa in giro portarla oggi. Andava lavorata, andava strutturata in maniera, in modo da poter capire cosa fare oggi, cioè cosa poter ottenere oggi nello schema generale. E hanno cercato di darci un contentino, cioè di trattarci come poi siamo trattati, da periferia, da un meccanismo che non ha nessuna valenza. Infatti quando è stato chiesto a chi di dovere di sapere se perlomeno nei pareri che erano di riferimento del nostro municipio, non quelli che toccano la città, ma quelli che erano di riferimento al nostro municipio, il nostro parere potesse essere vincolante. Ma io non vedo altrimenti, cioè qualcosa che arriva su questo municipio non può questo consiglio non essere vincolante, nel bene o nel male, cioè nella decisione. Ora questa mancanza di competenza, questa mancanza, diciamo, di ruolo, è normale che è svilente. Ora, se un atto di questo, cioè se questo documento non fosse arrivato, noi ci saremmo ancora continuati a lamentare del fatto che non c'era niente di tutto ciò. Ma col fatto c'è che questo argomento ce lo propinano, ce lo mandano, no, appositamente per dirci quello che non è, quello che non si farà, beh, diventa una totale presa in giro. Ora, io mi dispiace che non c'è la Presidente, ma lei avrebbe potuto comunque rispondere a un concetto di questo tipo, perché l'ha messo nel suo programma elettorale, cioè ne avrebbe fatto un caposaldo per trattare a livello centrale questo problema del decentramento. E invece non sappiamo, non possiamo sentire dalla sua voce, ma questo sembra che il parere, le proposte, la volontà, la forza con cui i presidenti dei municipi e quindi i consigli dei municipi soffrono non è stato preso per nulla in considerazione. Quindi per noi, come Fratelli d'Italia, è normale che è facile, facilissimo dire non va bene, non funziona, al di là dell'ordine del giorno, che comunque cerca di recuperare, l'ordine del giorno prova a rimediare, ma è talmente limitativo questo percorso, io ne prendo atto, nel senso che qualcuno ha provato
a non affogare totalmente questo regolamento, però non possiamo salvarci da ciò. Cioè, quello che ci torna è l'ennesimo fallimento politico di un'amministrazione, di una città come Roma, che dovrebbe coadiuvare i vari municipi, delegare alcune competenze perché possono essere talmente dirette, perché poi quello che torna cos'è? Che quando noi dobbiamo dare un parere non vincolante, perché ci dobbiamo esprimere, poi qualcosa non funziona, il cittadino di questo municipio non è che va al comune, sì, qualche volta per cose più grandi si va anche al comune, ma viene qui e noi non possiamo rispondere diversamente da come abbiamo risposto, perché se anche abbiamo fatto un lavoro intelligente, oculato, puntuale, poi alla fine quello che arriva non è poi quello che effettivamente noi abbiamo, diciamo, scritto, abbiamo approvato. Cioè, diventa veramente una cosa scandalosa. Ora, non è colpa di oggi, è colpa di un meccanismo che dura da tempo. Pensavamo che con questo arrivo di questo regolamento si potesse mettere mano a qualcosa, si potesse mettere mano a una delega sull'urbanistica, perché poi non tutti i municipi di Roma hanno un intervento urbanistico pesante come il nostro. È talmente pesante l'intervento urbanistico che la nostra Presidente la delega si è tenuta, non è che ha data, proprio perché l'argomento non doveva essere sottovalutato. Ma lì ci sono oneri che dovrebbero entrare. Infatti, quando la collega Presidente dice abbiamo competenze certe ma non abbiamo le entrate che sono certe, è ovvio che cammini con una gamba sola. Quindi tutto quello che tu puoi fare è sempre relativo a quello che sarà. Ora, se tu hai una delega sull'impatto urbanistico, quindi sulla progettualità di questo municipio, ci sono anche delle entrate che sai che ti tornano, che sono comunque gestibili, che sono comunque utilizzabili nel tempo, ma lo sai che c'è. Ma noi non è che dobbiamo risolvere i problemi di oggi, noi dobbiamo mettere in piedi un programma che comunque anche chi dopo di noi potrà utilizzare, perché sennò non c'è mai un inizio e mai una fine. Quindi bisogna partire da qualche parte. Quindi era una cosa importante la delega delle aree verdi sotto i 10.000 metri quadri, è una cosa da ride. Cioè, noi abbiamo dei parchi, chi li mantiene questi parchi? Il comune? Poi dopo non c'è i soldi, poi vengono da noi e ci creano il problema. Però noi fino a 10.000 metri quadri, quindi aiuole, che ne so, pezzetti di verde buttato lì, perché sul resto non possiamo avere la delega. Perché delega significa soldi, personale e soldi. E se non ci danno la delega, non ci danno il personale e i soldi. Questo è quanto. Quindi, come Fratelli d'Italia, siamo nettamente contrari. Grazie, consigliere Giuliano. Altri interventi? Consigliere Lancia, alla fine. Ci sono... Consigliere Strida. Sì, grazie Presidente. Io non ho sentito tutto l'intervento della nostra Presidente della Commissione del Regolamento, però in queste settimane ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato perché questo comune aveva un'occasione importante. Il sindaco Marino, dalle tante cose buone che ha fatto, a mio parere doveva fare il vero decentramento, perché lui è un politico fuori dalla politica e perciò, essendo un politico fuori dalla politica, poteva fare una cosa per la non politica. E mi spiego meglio, consigliere che mi guarda con un occhio di punto interrogativo, dice come sta di? No, lo spiego, consigliere Coglia. E il decentramento va fatto una volta per tutte, perché non è, stiamo parlando di una città come Milano che fa le circoscrizioni, o altre città come Bari, come Cagliari, come Reggio Calabria, perfino Reggio Calabria. È una città che ha altre 20 città italiane dentro. Prima noi eravamo una città come Firenze, adesso siamo Firenze e Bologna, e siamo come una regione che è il Molise, perciò, e non abbiamo gli stessi fondi. Ieri a via Spadola, per l'ennesima volta,
c'è stato il decentramento dell'acqua, tutto il lavoro fatto in questi mesi e doveva essere controllato, che non poteva straripare un'altra volta, ieri pomeriggio ha straripato via Spadola i frigoriferi dentro i canali. Ma chi le deve fare? Giustamente il municipio dice, la protezione civile, il dipartimento decimo, quello che rimane ormai del dipartimento decimo. Perciò o noi decidiamo una volta per tutti di fare il decentramento, le tasse che paghiamo nel nostro, per il comune, rimangono al municipio di riferimento, al comune di riferimento, e Roma Capitale è Roma Capitale, per carità di Dio. Chi è che vuole decentrare l'immagine, il simbolo, il valore di Roma Capitale? Tutto il mondo viene qui. Ha fatto bene il sindaco Marino a fare via dei Fori Imperiali pedonabile, perché non è possibile fare quello che succedeva negli anni passati. Perciò sono delle cose buone che ho fatto. Io avrei fatto anche questa, contro tutti, perché lui è stato capace, cosciente o incosciente, d'andare quasi contromano sul raccordo in alcune decisioni, però aveva te fai male poi, poi diventi come te, e perciò la cosa invece importante è che in alcuni argomenti ha fatto bene, vedi Lama, vedi perciò consigliere Giuliano, lei che è molto attento da tanti anni, non si distragga. Però ecco, la cosa importante è che noi dobbiamo fare una protesta e una proposta. Il decentramento va fatto al più presto possibile. Bisogna fare in modo che questi direttori dei dipartimenti guadagnano meno soldi, guadagnano troppi soldi. Ci sono, non so quanti dipartimenti ci sono, ne ho contati 20. E perciò dipartimento primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, commercio doveva dirci tante cose, non ha mai fatto niente, il decimo, abbiamo visto quello che è successo, il primo, vediamo il personale di questi municipi sempre demotivati, perché bisogna, il nostro municipio, il personale, bisogna fargli un monumento di quel lavoro che fanno, basta vedere l'anagrafico. L'anagrafico manca sempre personale, dovrebbe essere il nostro punto di riferimento, il cittadino che viene a farsi la carta d'identità, che non trova traffico, dentro, per fare la carta ci vogliono 20 minuti, un'ora, non è possibile. Perciò io spero che i miei colleghi che verranno dopo di me, sia in questo municipio e al comune, decideranno di farlo vero questo decentramento, perché va a vantaggio del nostro territorio, anche del territorio di altri municipi. Non è possibile che c'è questo, sicuramente i colleghi non sanno, ma stamattina il Dipartimento sedicesimo sta aggiustando, non so come si chiama il termine tecnico scientifico perché non lo uso mai, quelli che vanno sui pattini vicino alla Fellini, bravi, io sono di Felice, skate park, ma io sono calabrese, perciò capite che le seconde lingue le parlo male. Il Dipartimento il sedicesimo del Dipartimento alle periferie, questa mattina, non lo sa nessuno di questi signori qua, questo è grave, stanno aggiustando, e lo so perché l'abbiamo richiesto, consigliere Giuliano, perché quando è andato da Marini, Mauro Marini, e ha sistemato, no, da Marino, è un altro, è Marini. Perciò ecco, se noi non ci mettiamo in testa che questi fondi, che i cittadini, che noi tutti paghiamo le tasse, rimangono nel nostro municipio, rischiamo che facciamo un altro buco nell'acqua. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidenti, colleghi e Presidente, colleghe e colleghi. Dunque, rispetto a questa delibera su questo regolamento
del decentramento amministrativo, mi sembra che i pareri siano diversi dai vari municipi. Ieri ho letto, mi sembra, un comunicato da parte del primo municipio in cui la maggioranza di centrosinistra l'ha direttamente bocciato. E noi abbiamo preso una decisione diversa, secondo me, perché noi come maggioranza di centrosinistra. No, no. Consigliere Giuliano, per cortesia, mi faccia terminare, se no. Allora. Sì, infatti. Credo, dal mio punto di vista, che le osservazioni fatte, per esempio, dalla consigliera Lozzi poco fa, sono state fatte anche durante la discussione in commissione, siano giuste, però è anche vero, secondo me, che in 2 anni e mezzo, con una consigliatura che si sta concludendo anticipatamente, secondo me si poteva fare ben poco, già è tanto che abbiamo un testo su cui poter discutere e fare osservazioni, a mio avviso. Credo che in questi 2 anni e mezzo di aver capito che se non c'è un decentramento per cui i municipi hanno sempre più autonomia, in una città che ormai si è espansa in maniera così irregolare e che vede con la nuova ridisegnazione dei municipi situazioni come la nostra, l'unica strada è che ci sia veramente un'autonomia anche politica da parte degli stessi municipi, perché altrimenti questa città non è governabile, non è più governabile. Non è governabile se rimangono situazioni di forte disagio sociale, se rimangono delle periferie che sono isolate completamente dal contesto cittadino, che non hanno i servizi adeguati, che non hanno la possibilità di accedere al lavoro, all'occupazione e versare le giuste tasse per avere i giusti servizi che poi gli permettono di essere pienamente cittadini di questa città. Per cui credo che facciamo bene a dare comunque un parere favorevole con le opportune osservazioni a questa delibera, è un passo veramente minimo. Ci si augura che prossimamente ci sia una seria discussione sullo stato di questa città, su come si possa sviluppare la città a livello economico e sociale anche, secondo me. Grazie. Grazie consigliere Benassi. Altri interventi? Consigliere Ciancio, poi consigliere Coia. Grazie Presidente, assessori, consiglieri. No, una riflessione volevo fare, che naturalmente da molti anni ci interessiamo di decentramento, e analizzare una città come Roma non è facile, perché devo dire il lavoro che si è fatto era importante. Io consiglio a qualcuno di leggere La città nella città. Mi domandavo l'altro giorno, dopo la commissione che abbiamo fatto con il direttore, quali sono poi i confini. È vero, alcuni capitoli è importante avere delle autonomie, però poi sul resto è un tutt'uno, per cui o torniamo indietro, oppure spesso la città non è governabile perché non la si vuole governare con una vera e buona cultura del governo. Non è perché quello che succede a Roma del buon governo non succede perché manca l'autonomia amministrativa, ma è perché è mal governata, perché forse quello che c'è dovrebbe funzionare meglio. Quindi io mi preoccuperei moltissimo proprio di guardare con attenzione. Mi domandavo io, ma sull'aspetto delle dove finisce un municipio e inizia un altro, come si fa ad avere un'autonomia comunale di un municipio pienamente autonomo? Tutte le risorse entrano, poi le spendo. No, io sto vicino al Sesto, sto vicino all'altro municipio, per cui diventa veramente difficile pensare a un'autonomia di questo livello, di grande livello. Mi auguro che per alcuni aspetti, quale potrebbe essere l'urbanistica ad esempio, si possa andare verso quella direzione, però scordiamoci quel decentramento che diventa un comune autonomo il municipio, non potrà mai diventare, e io non me lo auguro, proprio perché è una città nella città, e quindi è la città che è polo fondamentale del buon governo, e quindi di emanare bilanci derivati
il bilancio derivato il municipio lo deve saper mantenere e spendere, quindi quella è l'autonomia, avere autonomia nel controllo e nella gestione di quello che arriva, è lì che manca. Io ho letto con attenzione, condivido i punti dell'ordine del giorno che discuteremo dopo, però ecco, andare verso una cultura del buon governo vuol dire guardare con attenzione lo statuto e il regolamento in essere, anche la vecchia delibera 10 sul decentramento poneva dei punti fondamentali per la vecchia circoscrizione che a tutt'oggi non sono attuati, ma sicuramente questo potrebbe essere un buon cammino, guardare a questo regolamento, con più attenzione sia da parte degli organi amministrativi sia da parte dell'organo politico. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Coia. Allora, io vado in direzione assolutamente opposta a quanto detto dal consigliere Ciancio. Io ritengo che Roma sia ormai ingovernabile, con un governo centrale che è lontano dai problemi dei cittadini, è lontano dai territori e non a caso è lontano dai territori, che i municipi vengono utilizzati semplicemente come camera di decompressione delle problematiche del territorio, e questo non deve assolutamente essere, e che stanno lì a fare il centro di ascolto di comitati di quartiere e altri, diciamo, cittadini stanchi che poi non trovano sicuramente risposte al comune. Non le difficoltà di Ciancio non le vedo assolutamente, tant'è vero che ci sono tanti comuni che sono confinanti, un confine è una definizione di un territorio, e poi si parlano per le problematiche che sono a cavallo delle cose, quindi mobilità e urbanistica potrebbero essere due argomenti di cui discutere, unitamente e con delle conferenze di servizi unite tra i municipi, ma quello che potrebbe sanare questa città in modo molto più semplice è una gestione autonoma dei municipi. La gestione autonoma dei municipi risolverebbe tantissimi problemi, perché ogni municipio, come diceva anche il consigliere Benassi, ha delle peculiarità. Roma non è tutta uguale. Il centro storico ha una realtà e il primo municipio è diverso dal secondo e terzo municipio. Appio Tuscolano, quello che sarà il comune, spero, di Appio Tuscolano, non lo so, chiamatelo come volete, è molto diverso da altri comuni periferici, perché noi abbiamo le due vie principali del commercio, abbiamo l'urbanistica in espansione, abbiamo i parchi, e quindi ogni municipio ha la possibilità e l'opportunità di sfruttare queste cose. Ognuno deve puntare su una cosa diversa, sulle cose che sa fare meglio. Quindi sfruttando queste entrate e ottimizzandole, poi il beneficio ne verrà per tutti. Quindi non mi trovo d'accordo. Poi non riesco a capire sinceramente le dichiarazioni di alcuni consiglieri, che poi vanno in contrasto, a mio modo di vedere, con quello che presumo che voteranno, insomma, perché come dire, se uno dice che non si poteva fare di più, doveva essere fatto meglio, forse dovrebbe votare contrario a questo regolamento. Se uno dice che è una schifezza, io mi auguro quindi che il consigliere Stevitano stava facendo una dichiarazione di voto favorevole, insomma, cioè contraria a questo regolamento, insomma. E vedremo cosa voterà in proposito. E noi riteniamo una grossissima presa in giro, l'ha già detto Monica, per non dire parole anche più forti, non ci stiamo a essere presi in giro come in altre occasioni, quindi saremmo contrari a questa presa in giro e rimaniamo stupiti del fatto che qualcuno la accetti pedissequamente. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri. Consigliere Matrono. Buongiorno a tutti. Allora, ho ascoltato un po' a destra e un po' a sinistra tutti i vari commenti e effettivamente questo regolamento meritava, oltre ai 4-5 volte ci siamo incontrati, un po' più di attenzione e approfondimento. Però giustamente il potere centrale
in questo momento così difficoltoso che fa? Ci fa piovere un nuovo regolamento sulle spalle, una proposta di delibera, quando io, penso alcuni consiglieri pure di vecchia guardia, ci siamo sempre battuti per il decentramento. Ci furono anche delle diatribe tra il consigliere e l'Addaca quando si parlava degli introiti dei passi carrabili, quando io sostenevo che gli introiti entravano nel municipio, invece lui mi diceva giustamente che transitavano, e infatti dopo che ancora una cena, transitavano, quindi è uno di quegli esempi dove i soldi li vedevamo passare, noi autorizzavamo, passavano, arrivavano al governo centrale, perché ormai si chiama così tutto centrale, e poi venivano ridistribuiti a pioggia chissà come. È vero che i nostri municipi sono piccoli municipi con pochi soldi, però diciamo che quei pochi soldi, la parola d'ordine è sempre non abbiamo i soldi per alcune cose, per altre cose ci sono i soldi, escono fuori, riusciamo a fare tante piccole cosette con quei pochi soldi che se uno di questi nostri assessori entrasse in consiglio comunale, io penso che con quei pochi soldi che hanno a disposizione cambierebbero Roma, altro che la pedonalizzazione dei fori imperiali. Ma bloccheremo anche il Lungotevere, chiuderemo con quei pochi soldi, faremo sopraelevate e sottoelevate. Il problema decentrare significa mandare i poteri alle periferie, no? Decentrare, cioè il potere centrale si libera un po' di roba e comincia a dire i tributi e quant'altro vogliamo sia in entrata che in uscita che vengano gestiti dai municipi. Questo non succede, non è mai successo perché non conviene. Ha detto prima un consigliere che forse i nostri dipartimenti che sciupano soldi, sono oltre 20, non so se saranno 18, però senz'altro sono moltissimi. Ogni dipartimento ha il suo capo, ha il suo direttore che percepisce tanti di quei soldi, e se noi decentriamo il potere non servono più questi capi dipartimenti, perché sono troppi. Sono troppi, tutte queste poltrone, non possiamo retrocederle, quindi comincia a diventare anche un problema di poltrone e di uscite a livello di stipendi. Abbiamo tanti ingegneri e architetti che vengono mandati nei dipartimenti, poi lì qualcuno va bene e qualcuno finisce male, però giustamente quando comincia a toccare la marmellata, se ti piace, succede un macello. La dimostrazione è successa proprio ieri, proprio che nel dipartimento quello che poteva succedere, no? Mi sembra appena partito un appalto prendono il sorcio in bocca, e succede per 2000 euro, però magari, io non voglio dire, può darsi pure che era innocente, che per carità, poi la magistratura che è quella che indagherà, però per dirvi, stiamo sotto lente di ingrandimento, siamo in un momento un po' particolare, Catone, Sabella, il sindaco legale, il sindaco contro lo scontrino fiscale, ci abbiamo di tutto, e però continuiamo ancora a percepire queste piccole mazzettine. Detto questo, noi naturalmente saremo proprio contrari a prescindere, perché non vediamo, come saremo contrari a questo foglio bianco che mi è arrivato dicendo il Consiglio del Municipio di Roma 7, che è legato al nuovo regolamento, chiede, impegna l'Assemblea Capitolina a definire meglio i ruoli e le funzioni dei presidenti dei municipi e dei presidenti dei consigli. Ma qui non ma scusate, no? Questo, a parte che è un boomerang, perché non sappiamo quali sono le funzioni, penso che si sanno le funzioni dei presidenti, ma non sappiamo quali sono le funzioni degli assessori, non sappiamo le responsabilità degli assessori, perché quando un consigliere presenta un'interrogazione da 3 mesi, 4 mesi e un assessore non si permette di rispondergli perché non trova la motivazione, dove sta scritto nel nuovo regolamento la responsabilità dell'assessore? Eppure l'assessore è uno nominato, è uno che dovrebbe, essendo nominato, fare le veci della Presidente, perché altrimenti la Presidente che già si è arrogata a sé... Consigliere Madonna, torniamo per favore all'argomento in discussione. Stia calmo. No, io sono calmissimo. Stia molto calmo e non si agiti, allora. Perché questo fa parte dell'argomento in discussione, no, fa parte del regolamento. Pertanto, non lo so, per cortesia, secondo me no. Faccia il suo ruolo e rimanga... Consigliere Madonna, rimanga il merito della discussione, grazie. Il merito della discussione è questo. Continuo perché fa parte integrante della discussione.
Meno. La leggo pure. Forse secondo lei tante cose non vanno bene. Tante cose non stanno andando bene in questo periodo, caro Presidente. Molte. Molte. No, non gliela faccia, non ci sono riusciti loro a fargliela. Per far entrare Stelitano. Pensi, poi, sono riusciti a fargliela. Per favore. Ah, Fantino. E allora di che parliamo? Non mi istighi. Non mi istighi. Non mi istighi. È parte integrante. Allora voglio dire, nel nuovo regolamento sarebbe stato giusto riportare le responsabilità, perché io non vedo responsabilità, io vedo la parte politica, a prescindere dalla Presidente che potrebbe essere, non so che responsabilità c'ha, perché se qua mi dicono a definire meglio i ruoli e le funzioni dei Presidenti dei Municipi, non capisco fino adesso che ha fatto il nostro Presidente, perché poi non c'ha responsabilità, non c'ha nulla. Il nostro Vicepresidente, che sostituisce egregiamente la Presidente, purtroppo non si degna di rispondere a due interrogazioni da ben 3 mesi che riguardano gli attraversamenti pedonali, le buche che sono stati tolti i soldi, non viene a riferire in consiglio. Chiede Matone, le tolgo la parola, grazie. Ma che pensava che stavo zitto? Le tolgo la parola. Le tolgo la parola. Sì, le tolgo la parola. Allora, non sto offendendo. Le tolgo la parola. Signor Madonna, per cortesia. Ecco, per cortesia. Va bene? Calmi. Sei calmi. Allora. E rispetti il ruolo dei consiglieri, come io rispetto il ruolo dei consiglieri. No, non mi sembra. Ecco, allora lei deve stare. No, non mi sembra. Mi deve, non mi sembra. Mi deve, allora, rimanga nel merito della discussione. Allora, prima di entrare. Le tolgo la parola. Allora, ci sono altri interventi. Quando sono entrato qua, gliel'ho detto come stava la situazione. Le ho anche risposto. Allora, ci sono altri interventi? E adesso andiamo avanti con il regolamento. Ci sono altri interventi? Ci sono, continuo. Ci sono altri interventi? Consiglio, sospendo. Ecco, sospendo. Consiglio. Ecco, se prende responsabilità manda avanti al Consiglio. Quando c'è la... posto, riprendiamo il Consiglio. Lui ha detto, tu mi dici che è lui che organizza, lui mi dice che sei te. Mettetevi d'accordo. Allora. Qua, Presidente. Scusa. Scusate, per favore, riprendiamo il consiglio. Allora, invito il consigliere a riprendere posto. Invito il consigliere a riprendere posto. Allora, per cortesia. Assessore De Simoni, consigliere Lelli, per cortesia. Allora, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, ci sono altri interventi? La consigliera Ciancia, che ha presentato l'atto, ha il diritto di intervenire. Prego, consigliera Lancia. Grazie, Presidente. Allora, questa proposta di deliberazione non è una cosa che ci è stata presentata come l'autonomia del municipio, il decentramento, è stato presentato come un adeguamento alle norme, norme intervenute tra quello del 99 e questo adeguamento. Quindi non è, anch'io se mi fosse stato presentato come regolamento dell'autonomia dei municipi vera, mi sarei abbastanza arrabbiata e avrei votato contro. È un semplice adeguamento. La vera autonomia del municipio potrà intervenire quando qualcuno si deciderà a completare la trasformazione della città metropolitana, degli statuti, del decentramento vero, cosa che nessun governo dal 92 ad oggi, che fosse di destra, di centro o di sinistra, ha mai voluto fare. Il passaggio di Roma Capitale a città metropolitana in modo da trasformare i municipi in comuni, esattamente come fa Parigi. Parigi è molto più grande di Roma, sono più di 10 milioni di abitanti, eppure è organizzata in municipi, ogni municipio è autonomo, hanno poi una municipalità centrale, non hanno sia il comune che la città metropolitana, forse bisognerebbe semplificare qualche cosa. Comunque, per cui come adeguamento di quello che c'era è sicuramente da approvare, nel senso sono cambiati i termini, sono state recepite le normative nuove e va bene così. Non è sufficiente per i municipi sono città,
questo municipio è grande, credo, come Bologna, più o meno, e non può essere amministrato così, non ce la può fare il comune centrale, è inutile, va data una vera autonomia, ma per farlo ci vogliono delle leggi. Nel frattempo potrebbero essere però date delle forme di autonomia maggiore rispetto a quelle che vengono date. Purtroppo mi sembra che siamo in un paese dove i decentramenti e il federalismo sono sempre finti, si fanno ma nessuno dall'alto vuole cedere il potere all'istituzione che sta più in basso e soprattutto non vuole cedere i soldi, e questo rende tutto molto complicato e difficile, ma non siamo noi che possiamo intervenire su questo. Io mi auguro che chi verrà dopo di noi, sia nei municipi che nell'assemblea capitolina, che nella città metropolitana, che a questo punto non so bene se si scioglie anche la città metropolitana, possa fare, non dico tutti i passi avanti, ma senz'altro 10-15 passi avanti rispetto adesso, sì, dando un minimo d'autonomia vera al municipio, sia come soldi che come personale. Grazie. Grazie consigliere Lancia. Allora abbiamo terminato la discussione generale. Adesso scusa consigliere Giuliano. Abbiamo terminato. No, per favore, su. Abbiamo terminato la discussione generale. Passiamo all'ordine del giorno. Allora, l'ordine del giorno la consigliera Lancia in parte lo ha già illustrato. Se vuole aggiungere qualcosa, visto che è la prima firmataria. Alla definizione dei ruoli, perché se si leggono i primi articoli di questa proposta ci si accorge che c'è un po' di confusione quando si parla di presidenti, non è chiarito bene quando è presidente del Consiglio e quando è presidente del Municipio, per cui era riferito a questo la definizione. Poi secondo me vanno istituzionalizzate una serie di cose, perché se le competenti commissioni capitoline si fossero confrontate con le competenti commissioni municipali, può darsi che il lavoro sarebbe stato più completo, sarebbe venuto meglio, non lo so. I pareri dei municipi devono essere tenuti presenti, non si può continuare a dare pareri obbligatori che poi lasciano il tempo che trovano e vengono totalmente ignorati, né si può pensare che i singoli consiglieri comunali che vengono dai territori siano in grado di rappresentare tutte le esigenze dei territori. I municipi possono essere governati con autonomia. Si può fare, non c'è problema, così d'altra parte la città metropolitana ci sono comuni di 5.000 abitanti che contano come Roma, e quindi io penso, noi abbiamo comuni confinanti che c'è Ciampino eccetera, eppure sono autonomi pur avendo delle cose urbanistiche in comune, delle strade con tutte poi le diatribe che ne derivano, però ci sta. Quello che proponevamo era anche di separare le competenze, datene solo due al municipio, ma quelle devono essere totali, con risorse certe, entrate certe, non ci date 20.000 competenze senza una lira, perché non possiamo dare risposta ai cittadini. E oltretutto è anche molto difficile pure per i consiglieri intervenire, perché quando uno su un argomento non riesce a capire chi è responsabile, di chi sono le competenze, non riesce neanche a dare una risposta ai problemi dei cittadini. Chiedevamo anche di inviare nei municipi il personale necessario, perché rispetto alle competenze aumentate, tecniche soprattutto, tutta la parte relativa all'UOT, al sociale eccetera, abbiamo bisogno di personale che sia competente, e però abbiamo anche bisogno di dare al personale che sta nel municipio un aggiornamento costante, cioè quello, ci riempiamo sempre la bocca dell'apprendimento permanente, ma poi non si fa. Quindi questo il comune lo dovrebbe, i dipartimenti lo dovrebbero garantire. Aggiornamento permanente per il personale dei municipi, personale sufficiente a coprire i compiti che questo regolamento ci assegna. Grazie. Grazie consigliera Lancia. Allora, dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Ripeto, dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? La DACA, prego. Grazie Presidente, buonasera, assessori, colleghi. Io non ho partecipato ai lavori di questa commissione perché non ne faccio parte, ma
c'era il collega Tutino, però avendo partecipato invece alla commissione che la consigliera Lancia, secondo me, molto insomma, opportunamente e saggiamente ha ritenuto di convocare con le congiunte in modo da che fossimo tutti presenti, c'è un punto dell'ordine del giorno che a me sarei molto felice insomma se potesse accadere, ma su cui mi sembrava che il direttore fosse un po', anzi non un po', insomma molto più che scettico, cioè sulla possibilità che i pareri dei municipi diventino vincolanti, in quanto insomma per insomma il direttore ci ha detto che in realtà questo non può essere proprio per normativa, cioè bisognerebbe rilavorare sulla normativa a cascata da quella insomma generale della città, perché le funzioni che ha Roma Capitale con diciamo le deleghe ai municipi, se il parere del municipio è vincolante, significa che il comune dà al municipio diciamo una sostituzione di potere, e quindi insomma io vorrei che un attimo riflettessimo su scrivere una cosa che poi è insomma amministrativamente e a livello normativo insomma impossibile, ecco forse valutiamo un attimo se sia il caso, ripeto, cioè nell'auspicio io sarei felicissimo se come municipio, proprio per il discorso del governo di prossimità, fossero i nostri pareri fossero vincolanti, però riporto le perplessità che erano molto forti del direttore del municipio, quindi forse su quel punto io non so se è il caso di lasciare il testo in quel modo. Per il resto siamo d'accordo sugli altri punti dell'ordine del giorno, quindi insomma voteremo favorevolmente, ecco forse una riflessione su questo punto. Altre dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno? Consigliera Lozzi, prego. Allora, noi votiamo contrario all'ordine del giorno non perché non siamo d'accordo sui temi proposti, ma perché votando, visto che la maggioranza ha deciso di dare parere favorevole al regolamento, potevano essere tranquillamente inserite come osservazioni. Un ordine del giorno avrebbe avuto più senso se avessimo preso coscienza, avessimo votato contrario al regolamento e magari con l'ordine del giorno esprimevamo le motivazioni forse un po' più articolate sul perché davamo parere contrario. Così non ha senso, è un atto semplicemente tanto per voler aggiungere e non apporta nulla di nuovo, non ha una forza degna di un tale argomento, quindi votiamo contrari. Grazie. Altre dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno? Consigliere Sterità. Sì, io parlo a titolo personale, Presidente, non a titolo del Partito Democratico, io mi astengo per questo ordine del giorno, in coerenza di quello che ho detto poc'anzi nel mio intervento, perché questa era un'occasione per alzare un po' di polvere, anche in questo momento in cui la città è stravolta dalla polvere, è travolta dall'acqua, dalla polvere, di tutto quello che è di qualche polverone che qualche politico d'assalto sta facendo in questo momento. Però questo è un argomento, a mio parere, che andava... Ha detto bene la consigliera Lancia quando dice che questo argomento doveva partire dal basso, non imposto in pochi minuti dall'alto, e in pochi giorni. Doveva essere discusso, doveva essere portato anche nei territori. La comunità territoriale, che parla anche delle buche e buchette, avrebbe dovuto consultare, fare delle assemblee pubbliche. Questa è la partecipazione! Non le cazzate di qualche... Signor Sterità. Mi scusi, Presidente, io ho questa passione per la politica, per favore. Ogni tanto esce fuori anche qualche termine fuori posto. Allora, le chiedo scusa alla Presidenta, alle gentile signore, chiedo ancora perdono, però quando sento e vedo... Ieri sono venute delle signore motivate, no, dico sa perché? Perché la signora di Gregna ieri mi ha detto, perché sa, noi siamo protetti dalla comunità territoriale, e la Madonna, e che? E che la dichiarazione di voto, sì. si astiene, grazie. No, grazie, consigliere Steritano. Mi faccia finire. No, perché io la devo smotivare. È motivo, finisco 30 secondi, mi faccio come... Finisco. Faccia meno lo spiritoso. C'è la dichiarazione di voto, per cortesia? Allora, la dichiarazione di voto è che mi astengo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Sull'ordine del giorno, eh?
No, sto dicendo, visto che lei, visto che stava fuori, stiamo parlando ancora dell'ordine del giorno. Presidente, io sento lei, guardo il pesce e guardo il gatto. Ti guardo tutte e due. Dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Oh. Allora, come ha detto la consigliera Lozzi, noi voteremo contro, perché mi sembra giusto, perché non possiamo, se non votiamo il nuovo regolamento, la delibera, non possiamo votare, non possiamo votare questo. Però, dopo 2 anni o 7 anni che abbiamo fatto riunioni, posso dirlo, no? La motivazione c'è scritta, quindi posso dire, posso commentare. Io le ricordo. Dico pure la motivazione, ok? Cioè, noi ci siamo accorti, non possiamo votare questo ordine del giorno, anche perché ci siamo accorti dopo 2 anni e 5 anni prima che i nostri pareri non contano niente, perché quando mi si iscrive all'ordine del giorno allegato a tener conto dei pareri espressi dai municipi, significa che non ci si è mai filato nessuno. Quindi noi ci siamo riuniti, abbiamo discusso, abbiamo litigato, abbiamo espresso, non espresso, tutto quanto, dopodiché il nostro parere è fuffa, come si dice a Roma, cioè non conta niente, perché non ne tengono in considerazione da nessuna parte. Che vuol dire? Il parere. Ma com'è la dichiarazione di voto? Per favore, dichiarazione di voto, no, non mi rendete la vita complicata, per cortesia, dichiarazione di voto. Ma scusi, Presidente, non mi deve fare un cavolo. Per cortesia. No, quello mi attacca a me e lei per cortesia. Deve richiamare Selle, no? Mi piacerebbe che non mi candido, che ti lascia il quartiere aperto. Non è possibile. Per cortesia. Stai sereno. Per cortesia. Stai sereno. Quindi voto contrario, grazie. Non ho finito, sto elencando questo. Di Gesù di voto, c'ha soltanto 3 minuti, non c'ha 3 ore. Ok, abbiamo mantenuto. Per cortesia, però. Allora, stai sereno comunque. Stai sereno. Così. A tener conto. Prego. Che devo fare? Parlo io. Faccia dichiarazione di voto, per allora, cortesia. Allora, ho detto in quest'ordine del giorno allegato. È una cosa seria, cioè io penso che, come ho detto prima, è un autogol, è un boomerang, perché giustamente non si può votare a tener conto dei pareri espressi dai municipi. Questa è una cosa che noi avremmo dovuto fare dal primo parere che dovevamo esprimere, il primo in assoluto, che magari sarà stato pure un parere stupido, parere di Peciola, faccio un esempio, no? E a quel punto, siccome non ci tenevano in considerazione, avremmo dovuto votare contro ed incavolarci, cominciare a scrivere, a fare mozioni, risoluzioni, prima che loro uscivano col parere, col nuovo regolamento. Se adesso noi gli chiediamo questo, l'ordine del giorno allegato, ma se non ci tengono in considerazione i pareri, ma ci possono tenere in considerazione l'ordine del giorno allegato? Ma ragazzi, ma stiamo facendo critica o siamo... Tempo scaduto, grazie. Altre dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, scusate, per cortesia, allora, chi è favorevole all'ordine del giorno? Allora, chi è contrario? Chi si astiene? A favore, 7 contrari, 1 astensione, quindi l'ordine del giorno è approvato. Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto sulla delibera, sulla proposta di delibera. Allora, consigliere Giuliano, prego. Grazie. Allora, ci abbiamo 3 minuti. 3 minuti, perfetto. Allora, in questa dichiarazione io ho sentito prima una parola che più di qualche volta è stata nominata, osservazioni. Facciamo osservazioni, osservazioni, osservazioni. Infatti questo municipio ha il più alto numero di osservatori
Ci abbiamo su tutto gli osservatori, no? Perché? Qual è il fine? È di osservare. Uno osserva, sta fermo e aspetta che qualcuno fa qualcosa. Per cui ci troviamo bene con questo termine, osserviamo. Noi siamo, come si dice, utili solo ad osservare. Allora, se io voglio fare adesso una battuta, insomma, che a Roma gira, ma se noi dobbiamo asciugare gli scogli, diciamolo. Io personalmente ne vorrei asciugare gli scogli perché... Girava a livello nazionale, non a Roma. Ma parliamo di Roma, adesso facciamola a Roma. Quindi io non vorrei asciugare gli scogli, poi se voi volete asciugarli, fatelo, perché è un bel lavoro, perché non finisce mai, chiaro? Se lavora la vita, asciugare gli scogli. Dico questo perché, a tempo indeterminato, togliamo anche il precariato, ma questo perché io voglio mettere in evidenza che da quell'altra parte finalmente è uscita fuori una voce dal coro che dice: potevamo utilizzare questa giornata per alzare i toni. Chiaro? Potevamo utilizzare questa, no, l'ha detto uno dalla parte vostra, il consigliere Sidano, così in modo anche di... Mi è piaciuta questa battuta. Potevamo utilizzare il momento per alzare i toni, per dare un significato a questo momento, perché sennò continua a passare così, molto, capito, sottoterra, no, senza alcun effetto. Ma io dico, no, noi... Non funziona questa roba, perché faccio un ultimo esempio. Abbiamo lavorato un anno e mezzo sugli impianti delle palestre delle scuole. Un anno e mezzo, perché abbiamo fatto un regolamento, abbiamo fatto noi il regolamento. No? È nel caso opposto. Eravamo pronti, abbiamo portato un documento interessante, l'abbiamo portato all'amministrazione comunale e che se n'è altamente fregato. Cioè, gli è proprio neanche è passato per l'anticamera del cervello di mettere in piedi qualcosa. Quindi voglio dire, anche quando la parte centrale, no, ci chiede, va bene, dei pareri, noi anche noi abbiamo fatto il nostro per dare un contributo, ma è finito come una goccia nel mare. Allora, che cosa voglio dire? Che effettivamente una cosa di questo tipo non si tiene. Cioè, se non c'è una sorta di competenza precisa per quanto riguarda i territori, e ricordiamoci che tutto parte dai territori, perché i famosi consiglieri comunali, regionali, nazionali vengono votati dalla gente del territorio, e se non c'è questo collegamento sul territorio la politica non funziona più. Quindi io sarei corso ai ripari, probabilmente non in modo conclusivo, ma perlomeno in modo importante. Quindi, come vota consigliere Giuliano? Dicendo che è normale che poi i dipartimenti con questo meccanismo se ne avvantaggiano, ok? È normale che la maggior parte dei dipendenti vuole andare a lavorare al dipartimento, ma se cambiamo le carte i municipi saranno pieni, torneranno tutti in municipio, perché si lavorerà diversamente, ci sarà anche un risultato professionale nel poter lavorare in un certo modo, non fare il passacarte. Quindi Questo, Fratelli d'Italia vota a favore. Come ha fatto a capire il contrario, Presidente? Prego. Lei è un mago. Allora, lei potrebbe fare magia. Grazie. Se capisce il punto. Faccia la dichiarazione, per favore. Ed è evidente che a fronte di tutto ciò abbiamo perso un'occasione, potevamo fare la differenza da questo municipio, no? In portare al centro una protesta formale, e per questo motivo che Fratelli d'Italia vota contro. Grazie. La sua impalcatura che non tiene. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lozzi, prego. Allora, noi votiamo contrario perché secondo me è assurdo che per un adeguamento normativo serva un parere di 15 municipi, 24 consiglieri per municipio per un adeguamento normativo. Se è un adeguamento normativo, adeguatelo, non c'è necessità di un parere. Se invece è un miglioramento, un cambiamento, una proposta nuova, allora sì che chiedi il parere dei municipi, ma per un adeguamento normativo è una perdita di tempo di tutti essere qua riuniti oggi. Quindi per noi è contrario, come avevamo già detto prima. C'è altre dichiarazioni di voto? Consigliere Patrono, prego. Anche noi ci allineiamo a Fratelli d'Italia, al Movimento 5 Stelle e al gruppo misto. Siamo contrari, anche se in ultima battuta voglio farla. Abbiamo fatto 6 riunioni, 6 assemblee. Quest'ordine del giorno sarebbe stato più bello
molto migliore, più bello, ha detto molto bene, Sabata molto migliore assai, portarlo in commissione, discuterlo in commissione e magari metterlo nelle osservazioni. Così, non lo so, non so quello che avete fatto, forse perché, come dice qualcuno, io non sono mai in commissione e quindi così dicono. E allora non possiamo assolutamente andare a favore di questa delibera che per me, come è successo col nuovo arredo urbano, che senza leggere, senza fare niente, con un'alzata di mano stiamo creando una montagna di danni economici ai gestori. E io quello che ho sempre detto, come è stato fatto anche per il regolamento dell'AMA, quando è stato fatto per il TPL, per il trasporto pubblico, abbiamo alzato sempre le mani senza andare a fondo della questione. Non siamo stati mai in grado, mi ci metto anche io, purtroppo faccio parte dell'opposizione, quindi mi ci metto così, tanto per metterci, tanto non contiamo niente, come voi al Comune, e quindi arrivare ad esprimere dei pareri senza approfondire l'argomento, una volta che magari io penso che il Comune possa anche recepirli questi pareri, se gli fa comodo, dice tanto sono stati espressi dal Municipio, quindi che ce frega, quindi i danni ricadranno sul Municipio, quelli che loro vogliono far ricadere a noi. Per il resto io l'ho fatto, ho messaggiato l'altra volta dicendo ragazzi, dopo quello che è successo col decoro urbano, con l'arredo urbano, ragazzi impariamoci a leggere in questi ultimi mesi, in questi 30-60 giorni, tiriamo fuori le unghie, come ha detto il consigliere Giuliano, osserviamo, noi stiamo soltanto ad osservare, però nelle osservazioni non ci mettiamo il noccio della questione, cioè la nostra rabbia, la nostra forza di dire noi siamo stati eletti, i municipi esistono, devono avere un'autonomia, tutte le maggiori autonomie, bisogna averle, però se noi non alzeremo mai la voce, perché qualcuno dall'alto ci dirà se alzi la voce ti abbasso il quorum, cioè non ti presenti più neanche alle primarie, e allora a sto punto siete tutti ricattabili e questa è la cosa, siete. Grazie conservatore. Ok, siamo contrari. Vota a favore? Commissione ha votato a favore? No. Sì. Mi taglio la mano destra. Io? Sì. Ma dopo questo non puoi votare a favore. Vabbè. Questa è uscita allora, qua. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lancia per il gruppo PD, prego. Per tutto quello che ho detto prima, naturalmente il gruppo PD vota favorevole, però vorrei anche aggiungere che quando si sta in commissione per 5 ore, ogni settimana e a volte anche 2 volte a settimana, le osservazioni si potrebbero fare in commissione. Se qualcuno avesse voglia di stare lì seduto ad ascoltare, sentire e scrivere a sua volta qualche cosa. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? In dissenso dal gruppo? Prego. Grazie Presidente. Non mi ripeto, anzi prendo il, perché mi sono rimasto male che lei mi toglie la parola in questo modo, perciò prendo i minuti, e sono 3 minuti, e parlo per 3 minuti. Lo volevo dire all'inizio, Presidente, signori consiglieri. Qualche settimana fa, è un problema tuo, ma proprio tuo, non fatti vedere in giro però che parli con l'assessore Morgi. L'ho detto all'inizio della scorsa consiglio, vorrei avere gli atti del consiglio in aula, Presidente, anche se sono gli ultimi 3 consigli o uno che faremo, vorrei avere i documenti fotocopiati, ogni cartellina, ogni consigliere. Perché non è possibile lavorare in questo modo. Perché non tutti i consiglieri fanno parte della commissione della consigliera. Questo è mandato a tutti i consiglieri. La nostra brava consigliera. Il parere è stato mandato a tutti i consiglieri. Consigliere, Presidente, io ho difficoltà con questi mezzi elettronici. Non ho una segreteria, non ho un computer funzionante, non ho una stampante. Perciò io vorrei come... Dichiarazione di voto, grazie consigliere Sanità. Ho ancora 1 minuto e mezzo. Va bene. 2 minuti e mezzo. Perciò, tornando all'argomento del decentramento che vorrebbero tutti i cittadini del nostro municipio, dei municipi, io farei anche un'altra cosa, aggiungerei, Presidente, la pregherei di far tenere silenzio quel signore. Questo vale per tutti in ogni momento. Prego, per favore, facciamo un po' di silenzio. Grazie.
dicevo che io farei anche una cosa un po' più approfondita, farei i consigli circoscrizionali, perché lei pensi, Presidente, di tutti quei cittadini che abitano a Via La Spezia, via Piazza Ragusa, e i cittadini che abitano dove abita Gugliotta, non c'è Gugliotta oggi, sparito Gugliotta, Centroni, Morena, Eviuzze, e togliamo e diamo visibilità vera nelle periferie. A un consiglio che il municipio dà dei fondi in quel quadrante e poi così si fa il decentramento e così evitiamo che i cappelloni e che questi comitati di quartiere vanno in giro dicendo che loro hanno la... Perciò ecco, questo decentramento noi dovevamo cogliere l'occasione di portare a casa un rispetto. Chi è favorevole, per cortesia? Consigliere Lelli, come vota lei? Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 11 voti a favore, un astenuto, 7 contrari, quindi il parere favorevole è approvato. Passiamo al secondo punto. Proposta di deliberazione, regolamento comunale per baratto amministrativo. Prego la Presidente della Commissione seconda di illustrare l'atto. Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. In Commissione abbiamo fatto un lavoro... Consigliera Cacco, un attimo solo, sì. per cortesia, prego consigliera Cacco. Dicevo, in Commissione abbiamo fatto un attento lavoro di disamina di questa proposta di deliberazione, per questo ringrazio i commissari che hanno, ognuno di loro ha dato il proprio contributo. Questa proposta di deliberazione trae spunto dalla legge 164 del 2014, ex decreto Sblocca Italia, che all'articolo 24 prevede misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, in attuazione del principio sancito dalla Costituzione all'articolo 118. Questa legge prevede che i comuni, in cambio di questa partecipazione da parte dei cittadini, possano deliberare la riduzione o l'affrancazione di tributi. La proposta di delibera in esame si prefigge come scopo quello di regolamentare questo patto di collaborazione tra i cittadini che offrono la propria prestazione per la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione di beni comuni, quali strade, piazze, parchi, ville storiche, immobili, eccetera. E a fronte di questa collaborazione, questo regolamento prevede che il Comune possa concedere riduzioni o affrancazioni del canone, non del canone, dal pagamento di tributi. Purtroppo nell'esame di questa proposta di deliberazione la Commissione ha rilevato alcune carenze perché ci sono dei punti, alcuni punti, sono stati rilevati alcuni punti che non sono specificati in questa proposta. Per esempio manca l'indicazione e l'elencazione dei tributi ai quali si fa riferimento e ai quali si dovrebbe rivolgere questa riduzione o questa affrancazione. E questa cosa ci è stata anche segnalata dal Dipartimento Risorse Economiche, che ha mandato insieme alla proposta di deliberazione una sua espressione di parere che è contraria. Un altro punto rilevato dalla Commissione alquanto discutibile è un riferimento a una certa retroattività dell'affrancazione del tributo, cosa che non trova fondamento nella giurisdizione italiana. Le considerazioni emerse in Commissione
arrivano quindi alla constatazione che questa forma di collaborazione tra, che prevede la possibilità di riduzione a francazione di tributi ha come conseguenza una sicura riduzione delle entrate per quanto riguarda il bilancio comunale. Prevede inoltre l'esborso di somme a fronte di spese certe, perché il regolamento prevede che per l'espletamento di queste funzioni, da parte di queste prestazioni da parte dei cittadini, la pubblica amministrazione debba innanzitutto stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi che potrebbero derivare dall'espletamento di questa attività. Poi prevede la fornitura di attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro, dell'opera. E quindi alla fine, in contrapposizione a questa mancata entrata certa, a questa spesa sicura, non abbiamo la certezza poi del risultato di queste prestazioni espletate dai cittadini. Perciò, siccome anche la giunta del municipio ha espresso un parere negativo, la commissione ha ritenuto di esprimere un parere contrario, pur apprezzando il lavoro svolto dall'Assemblea Capitolina e condividendo nel principio ispiratore. Ma la commissione ha ritenuto opportuno rinviare a un appiettente esame da parte dell'Assemblea Capitolina, di quella che verrà, perché ormai penso che non ci sarà possibilità di una revisione di questo regolamento, visto quello che è successo in Campidoglio. Però ecco, noi speriamo che magari l'Assemblea Capitolina che si insedierà nel futuro possa rivedere, possa esaminare più attentamente, possa enunciare in maniera più precisa e formulare in maniera più precisa questo regolamento, possibilmente studiato in collaborazione con i tecnici dipartimentali. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Nessuno? Prego consigliere Coglia. Sì, come diceva la presidente Caccamo, in commissione abbiamo esaminato nel dettaglio questa proposta che presenta molte lacune, alcune sicuramente magari lo spirito era quello giusto, la realizzazione un po' meno. E, oltre a quelle già evidenziate dalla consigliera Caccamo, per cui non è chiaro finanziariamente, a parte il parere del Dipartimento che poi discrimina bene quali possono essere le tasse che possono andare a compensazione, e c'è un discorso anche di imprecisioni. Ad esempio all'articolo 2 si parla di anche beni immateriali e digitali. Ora andare a definire un recupero sui beni immateriali e digitali secondo me è un volo pindarico enorme, insomma, quindi andava definita forse meglio questa parte. E ci sono altre lacune, ad esempio si parla di interventi occasionali, però poi non si definisce cos'è occasionale e chi può decidere in merito che se è occasionale o meno, chi lo decide, la giunta? Non è definito. E, tra l'altro, oltre al fatto di compensare queste entrate che diciamo in parte potrebbero ritornare come forza lavoro, c'è un discorso appunto di esborso poi per dispositivi di protezione individuale, assicurazione ai cittadini che operano e controllo di questi lavori, perché l'onere maggiore derivante dall'amministrazione è il controllo, il personale ha già un costo elevato e stiamo dicendo che c'è carenza di personale. Se questo controllo deve essere fatto durante l'ora di servizio, e già oggi ci viene risposto mille e mille volte che non c'è il personale e non ci sono i fondi, non vedo come lo potrebbe trovare in questa occasione il Comune di Roma per stare appresso a tutti i cittadini che volessero accedere a questo istituto. Quindi per tutte queste motivazioni mi sembra difficilissimo portare avanti una proposta di questo tipo per come è formulata. Grazie consigliere Coglia. Altri interventi? Consigliere Sterita. Quanti minuti? No, Presidente, no, io sai che le voglio sempre molto bene, veramente.
Allora, Presidente, signori consiglieri, ribadisco il concetto che se ci fosse un decentramento, alcuni consiglieri comunali sarebbero un po' più coi piedi per terra, perché se stanno sul territorio vanno in un mercato, qualsiasi mercato, o vanno davanti al mercato dell'Appio Claudio, Cecafumo, c'è lo scambio lì, però di merce rubata. Invece noi dobbiamo mandare qualcuno a controllare quelle cose. C'è ricettazione. E perciò, io una volta mi sono fermato a prevedere di capire la psicologia di quel soggetto che vedeva quella roba lì per terra. E giustamente quello mi ha detto, oh, io c'ho fame? Io devo in qualche modo portare... Che vuole, che vada a rubare? No, no, perché è Dio. Rimane lì a vendere quella roba rubata o riciclata. Perciò... Io penso, come diceva giustamente il consigliere Coia, che questa cosa non va bene. Non solo, ma se questi nostri comuni amici del Campidoglio, che secondo me è al momento che entrano in Campidoglio, si dimenticano pure dove abitano. Perché se poco a poco avessero... conoscessero bene il territorio, probabilmente certe realtà. Ecco, queste pareri devono partire dal basso. Magari si viene a fare una passeggiata il presidente di una commissione o un consigliere, guarda, vengo alla commissione commercio e propongo di vendere le fusaglie dentro i parchi. Che ne pensate? Bene, e allora a questo punto i consiglieri dicono, guarda, no, che se vai dentro il parco degli acquedotti ce ne stanno due e vendono pure in mezzo alla polvere le, come si chiama, il filo, no, il zucchero filato, che sinceramente a comprare, e nessuno va a controllare, Presidente. Non so se l'assessore De Simone è al corrente, sicuramente sì, perché almeno in questi tutti questi anni una volta al parco degli acquedotti mentre vendevano il ferro ci sarà passato. Io dico, quello, quella licenza chi gliel'ha data? E a vendere le caramelle in mezzo alla polvere, e mi meraviglio, sono abusivi, e perciò a questo punto qualcuno li dovrebbe mandare via. Allora dice, che c'entra con quello? Dico che noi dobbiamo guardare con la lente di ingrandimento i nostri quadranti, e chi fa delle proposte, che consigliere Lozzi, sono 360 consiglieri municipali a Roma, sono tanti, e sei assessori per 12, quanto, per 15, sono sempre tanti, immagino i stipendi e cose, chi fa politica deve farlo senza soldi, perché se no, comunque questo è un altro argomento, lo vedremo nella prossima consigliatura, per chi ci starà, sicuramente molti di voi non ci saranno più, ci perderemo questa occasione. E detto questo, era questo l'intervento che volevo fare, Presidente Villa, grazie. C'è altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Caccamo, prego. Come dicevo prima, abbiamo apprezzato il lavoro svolto dai consiglieri proponenti di questa deliberazione. C'è una dichiarazione per il gruppo PD? Sì, faccio la dichiarazione. Non come Presidente di Commissione. E quindi dicevo, pur apprezzando il lavoro svolto, pur condividendo il principio ispiratore che è condivisibile, purtroppo dobbiamo esprimere un parere negativo con la speranza che la prossima formulazione sia più attenta e puntuale e precisa. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Cofano. Grazie Presidente. No, la discussione che si era protratta poi in commissione era stata seguita dal mio collega, io non ho partecipato ai lavori ma chiaramente mi sono confrontato sul tema e chiaramente le osservazioni erano state anche poste dal nostro gruppo e al netto però del parere del Dipartimento, insomma noi ci sentiamo comunque di dover
dare un elogio, seppur a livello ideologico, comunque di quello che è un po' l'apparato e lo strumento del baratto amministrativo. Strumento che tra l'altro anche nel decreto Sblocca Italia viene un attimino configurato con dei parametri con i quali appunto i comuni poi dovranno autonomamente dotarsi. Però insomma ecco, sarà anche un voto di testimonianza, ma come gruppo non reputiamo di dover bocciare definitivamente l'atto, e lo possiamo anche delineare almeno come, diciamo, elemento propulsivo affinché venga poi stipulato e scritto insomma uno strumento amministrativo con cui anche la città di Roma si può dotare anche di questo baratto amministrativo, per cui il mio voto sarà comunque un voto favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, ripeto, l'atto viene presentato col parere contrario, quindi chi è favorevole al parere contrario? Per favore, per favore. Allora, facciamo la controprova. Comunque, chi è contrario al parere contrario? Contrario al parere contrario. Quindi al parere favorevole. Contrario al parere contrario. Cofano. No. Consigliere Cofano è contrario al parere contrario. Scusate, per favore, su. Allora, come siamo? 16 favorevoli al parere contrario e uno contrario al parere contrario. Scusate il gioco delle parole, quindi l'atto non è approvato. Cioè, è approvato con parere contrario. Allora, abbiamo finito con diciamo, gli atti.